Da più di un anno, a causa della gestione politica dell'emergenza sanitaria, viviamo in un mondo dai caratteri distopici, da cui tutti presto vorremmo uscire. Spesso la realtà fa male alla vista e alla vita, e allora gli artisti, per uscirne, di solito fanno così: chiudono gli occhi e immaginano un mondo diverso. Pensiamo ai Beatles di Yellow Submarine. Paul McCartney, l'autore del celebre brano, immagina un sottomarino giallo in viaggio verso il sole, con tutti i suoi amici a bordo, dove è possibile vivere una vita semplice, dove ognuno di noi ha tutto quello che serve, cielo azzurro e mare verde. Il testo dei Beatles non è poi così tanto diverso, per i sentimenti e le immagini evocate, da un sonetto di Dante Alighieri che si chiama «Guido, i vorrei che tu e là poi Dio». Il sommo poeta viveva in un periodo storico turbolento, caratterizzato da continue guerre sanguinose. Nel sonetto vorrebbe che lui, Guido Cavalcanti, e Lapo Gianni De Ricevuti, i suoi più cari amici, fossero presi per incantamento e messi su un vascello, dove ragionar sempre d'amor, senza che alcuna tempesta possa impedir loro di stare insieme, uniti dagli stessi desideri e dagli stessi ideali, in compagnia delle loro amate. Anche Charles Baudelaire, uno dei poeti maledetti del simbolismo francese, cercava disperatamente consolazione dagli affanni della vita moderna. Nella poesia Mesta e Terrabunda, tratta dalla raccolta I fiori del male, scrive: «Come sei lontano, paradiso profumato, dove sotto un cielo azzurro tutto è sole, amore e gioia, dove tutto ciò che si ama è degno di essere amato, dove nella voluttà pura il cuore annega». Nel testo Baudelaire si rivolgeva ad Agatha, una sua amata, e immaginava di essere rapito in un viaggio in volo su un vagone, lontano dal nero oceano dell'immonda città. Il poeta desiderava ritrovare il verde paradiso degli amori infantili, le corse, le canzoni, i baci, i mazzi di fiori, i violini che vibrano dietro le colline. E si chiedeva come possiamo richiamarlo con grida lamentose, animarlo ancora ad una voce argentina, l'innocente paradiso dei piaceri furtivi. I viaggi immaginari scritti da Dante Alighieri, Charles Baudelaire e Paul McCartney sembrano dei viaggi iniziatici alla ricerca di mondi migliori. Certo, possono essere stati il frutto dell'assunzione di sostanze stupefacenti. Charles Baudelaire assumeva abitualmente l'assenzio e i Beatles non hanno fatto mistero di aver provato l'LSD, anche se McCartney ha sempre rifiutato l'accusa di aver scritto Yellow Submarine sotto l'influenza lisergica. La vera sfida dell'uomo di oggi è capire come aprire quelle che Jim Morrison chiamava le porte della percezione e realizzare mondi migliori senza dover ricorrere a droghe e a modi di vivere distruttivi del proprio io. E forse questa la vera emergenza. Prima che divengano popolari i videogiochi con lettori e occhiali per entrare in realtà aumentate o virtuali, dove l'immaginazione imposta è quella di altri e dove le porte della percezione sarebbero definitivamente sbarrate.